16 luglio 2016, il nostro viaggio in Molise torna a Termoli per seguire insieme a voi un evento che apre il percorso che porterà alla festa di San Basso, in particolare alla processione in mare che si svolgerà il 3 agosto. Per la prima volta, a causa del maltempo, il sorteggio si è svolto qui in cattedrale. Allora restate con noi per scoprire quale sarà il peschereccio che porterà in processione la statua di San Basso. Viva San Basso! Sorteggio, nuovo Condor quest'anno avrà l'onore di portare San Basso in processione. Carlo Smargiassi. Io dopo tanti anni, tante battaglie ce l'ho fatta e quest'anno è arrivata l'ora mia di portare il mio santo! Condor! Condor! Viva Condor! Grande emozione! E dopo tanto ce l'ho fatta, dopo tanto! Signora, per la prima volta. È la prima volta, sono contenta soprattutto per mio figlio e mio marito. Grande attesa che poi, con anche tanti sacrifici durante l'anno, l'affidamento sempre a San Basso. Sempre, San Basso mi sta sempre in tuo cuore, mi aiuta sempre. Per quelli che non ci credono, ma io ci credo sempre, ho sempre creduto. E ho la vocazione da anni e anni e anni, da piccolino. Signora, allora ci si prepara, sarà una giornata importante. Sicuramente, sarà bellissima. Sarà anche un invito per partecipare alla processione. Invito a tutti e tutti anche i nostri telespettatori, a tanti. A me tutti possono venire, tutti. La popolazione di Termoli, tutto il Molise, solo che la barca è quello che può. Eccellenza, per la prima volta un sorteggio in cattedrale, l'attesa è una grande emozione. Certamente, in cattedrale perché il tempo non ci ha permesso di svolgerlo fuori, così. È sempre un'emozione, soprattutto vedere anche come palpita un po' il cuore dei pescatori, no? E degli armatori che desiderano veramente di portare il santo, no? Per loro è un gesto che rinnova un sentimento e manifesta in un certo senso la fede, no? Che poi va educata, accompagnata certamente. Ecco, quest'anno cade anche questo sorteggio all'interno dell'Agorà, che come sai, no? Un gesto che dura quasi 10 giorni, dove la diocesi un po' racconta la sua vita, rende testimonianza all'amore di Dio. Per cui anche questo, no? La religiosità popolare è un'espressione forte nel nostro territorio e in quanto tale è un valore, perché è un valore che aggrega il popolo, ma l'aggrega intorno a Gesù Cristo, di cui il santo è come segno ed è presenza, no? E perciò è da ringraziare il Signore che accadono ancora queste cose, no? Incontriamo il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, un sorteggio singolare questa sera per il maltempo in cattedrale, un'emozione che si rinnova. Sì, è il terzo sorteggio che io faccio, ma ancora sono emozionato perché questa è una festa, quella di San Basso, molto sentita da Termoli e dai termolesi. E poi quest'anno per la prima volta questo sorteggio si è fatto in cattedrale, cioè dentro la cattedrale, ed è stata una novità. E un augurio alla barca che ha vinto, diciamo, è stata estratta per portare il santo patrono, e siamo certi che sarà una festa meravigliosa come ogni anno e che tanti turisti come ogni anno verranno a Termoli per vedere questa bellissima processione a mare. La marineria si ritrova in questa festa, punto di riferimento per la comunità, è una festa identitaria. Sì, è una festa identitaria perché è una festa, diciamo, unica in tutta la nostra regione. Il porto regionale è quello di Termoli, è il porto dei termolesi, è il porto un po' di tutti quelli che amano il mare, e quindi Termoli è una città veramente magnifica, una città che viene sempre più visitata, vengono sempre più gente a Termoli e questo ci fa enormemente piacere. Incontriamo l'onorevole Laura Venitelli che ci rivela, diciamo proprio così, una particolarità delle stazioni di questa sera, in particolare proprio per il nuovo Condor. E niente, questa imbarcazione in verità fino a qualche anno fa non rientrava in quelli che erano i criteri regolamentari e quindi non poteva partecipare al sorteggio. Questa cosa faceva ogni anno agitare il proprietario Carlo Smargiassi, che non riusciva, insomma, ad accettare che la propria barca, perché lui è uno di quelli, diciamo, fortemente legati non solo alla tradizione,
chiama proprio il San Basso. E quindi ogni anno c'era sempre questa, diciamo così, questa forma di contestazione che era diventata quasi pittoresca, tant'è che poi quando è stato inserito nel regolamento anche la possibilità della sua barca, lui l'ha accettata, però diciamo aspettava sempre speranzoso che prima o poi si pescasse il nuovo condore. Quindi oggi è stata una, diciamo così, una vittoria non solo di Carlo, è stata un'esplosione di gioia da parte di tutti, infatti anche da parte mia, pur sapendo insomma che la barca è piccola, però voglio dire, quando vedi che una famiglia, un pescatore, c'è così legata a questa tradizione, diventa veramente un momento di soddisfazione molto forte. Poi l'ha dedicata al Basso, a suo figlio che si chiama come il santo. Incontriamo Gerry Capurso, il momento del sorteggio è significativo e apre un percorso ideale che porterà alla processione del 3 agosto al Triduo in onore di San Basso, patrono di Termoli. Eh sì, possiamo dire che da stasera è iniziata tutta quella fase di preparazione alla festività di San Basso. 3 agosto processione a mare, 4 agosto festa patronale e quindi processione solenne per le vie della città dopo il pontificale serale. Quella di stasera è sempre un momento forte, un momento che la cittadinanza vive, che i marinai vivono con trepidazione, perché ognuno vorrebbe portare il santo in processione, ognuno si farebbe in quattro per, come avete potuto vedere stasera, l'euforia di quell'armatore la cui barca è uscita, perché lui ogni anno sperava, ogni anno battagliava, perché era forte la sua devozione verso San Basso. Tant'è vero che ha detto che il figlio si chiama Basso, insomma. Vogliamo ricordare come viene questo sorteggio, però tecnicamente, anche per i nostri telespettatori che non conoscono questo passaggio? Ha avuto più fasi, perché io mi ricordo da piccolo, essendo stato sempre con Don Rocco, il vecchio parroco della cattedrale, lo si viveva questo momento giù al mercato ittico o al bar del porto. E mi ricordo bene che questo avveniva il 26 luglio, il giorno di Sant'Anna, per cui la sera iniziava la novena a San Basso. Poi col passare degli anni si è voluto renderlo più solenne e quindi, come abbiamo vissuto stasera, nella stessa euforia, facendolo in Piazza Duomo. Quest'anno per la prima volta si è fatto dentro perché il tempo è stato minaccioso, però sempre vissuto con la stessa intensità, con la stessa euforia. Viene estratto, quindi porterà San Basso, il peschereccio estratto dopo il Viva San Basso. Sì, 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 questa è la tradizione, questo è un regolamento stilato. Nel gruppo dei nomi delle barche si mettono due biglietti Viva San Basso. Nel momento in cui viene estratto il Viva San Basso, la barca che esce dopo il Viva San Basso porta il santo. Dunque questo il sorteggio 2016, sarà il motopeschereccio Nuovo Condor ad avere l'onore di portare in processione San Basso in mare il 3 agosto. Seguirà il Miante che porterà le autorità e il nuovo 30 carrini la banda. Allora restate con noi anche per la prossima puntata, quella dedicata proprio a San Basso, alla processione del 3 agosto, e vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 880.